Bella raga, dunque ben ritrovati e finalmente oggi siamo qui con il video, come potete ben vedere, dello zip. Finalmente ragazzi siamo riusciti a completarlo. Prima di iniziare appunto con il video ci tengo a precisare delle cose. La prima è che mi scuso per il ritardo, ma purtroppo in questo periodo sono stato veramente occupato e purtroppo non sono riuscito ad avere il tempo materiale per poter fare un video. Cambiando discorso, oggi siamo qui appunto con lo zip che finalmente è stato completato. Ragazzi, scusate il casino dietro, ma ancora sto finendo di sistemarmi il garage. Infatti, come potete vedere, là di fuori ho liberato tutta la mondezza che c'era e adesso dovrò finire appunto di sistemare la parte là dietro e questa parte qua. Comunque, ragazzi, allora lo zip, come potete vedere, è stato finito. Diciamo che c'è ancora qualche lavoretto da fare, ma per il momento rimane così. Partiamo con dire il blocco motore come lo abbiamo settato, insomma. Allora, il blocco motore, allora abbiamo, come potete vedere, cioè, ora qui non lo vedete, però abbiamo un DR che è stato leggermente lavorato. Diciamo che ho solamente pulito la travaseria, lucidato lo scarico alla testata. Abbiamo raccordato i carter, ma c'era solamente meno di 1 mm da raccordare. Per il resto i carter non sono stati toccati, a parte quel mezzo millimetro neanche di raccordatura. Per quanto riguarda l'aspirazione, abbiamo pacco lamellare originale, collettore originale, 21 PHBG che verrà sostituito da un 19 PHBG, filtro completamente originale. Accensione originale, trasmissione abbiamo solamente cambiato i rulli, li abbiamo messi da 5,5 e abbiamo lasciato tutto invariato tranne poi le mollette, che abbiamo montato delle mollette verdi Malossi. Tutto il resto della trasmissione originale. Poi abbiamo la stage pro replica e l'uniche altre modifiche al blocco sono la rimozione del motorino d'avviamento e la rimozione del miscelatore. Per quanto riguarda poi l'estetica, dobbiamo finire di montare ancora il bauletto. Abbiamo montato lo specchietto, quello che si chiude, solo che mia sorella l'ha montato al contrario, quindi dovrò cambiarlo. Abbiamo cambiato le manopole perché logicamente lo scooter di mia sorella ha messo delle manopole appunto rosa. E per il resto niente, dalla linea lavata e le carene poi le riverniceremo, in quanto mia sorella ora sta imparando ad impennare, quindi se fa una briscola almeno rovina queste qua dopo, una volta che ha imparato, che sperando che non briscola più, dopo le riverniceremo. Abbiamo messo anche le frecce appunto bianche, la lampadina è sempre quella originale, ma abbiamo messo il come cazzo si chiama, dai, bianco. E qui un figlio di puttana a Vallelunga, quando sono andato a fare la gara, ci ho portato via la vernice. E niente, per quanto riguarda poi tutto il resto, questa è la strumentazione che è impeccabile. L'unica cosa che manca da fare è mettere il bauletto, togliere l'adesivo del Cocorico che non mi sembra molto appropriato. E per il resto, nulla di che. Abbiamo tardato ragazzi a fare il video sullo zip, vi spiego. Ho fatto il video della prima accensione, si parla di mesi fa. Lo scooter era pronto appunto da rimontare le carene, però era venuto fuori un problema. C'era l'impianto di raffreddamento che era completamente intoppato. Per chi ha lo zip sa benissimo che in quella zona lì ci sono dei tubi di ferro appunto per migliorare il raffreddamento, ecco, quel grado, quei 2 gradi forse, perché comunque dissipa un po' più il calore rispetto ai tubi di gomma. Il problema era che si erano completamente arrugginiti e intoppati con il calcare, quindi l'acqua faceva fatica a girare, l'ho spurgato un sacco di volte. Infatti ho rismontato l'impianto di raffreddamento, la testata era a posto e invece i tubi erano intoppati per più del 50%. Logicamente l'acqua faceva fatica a girare e il raffreddamento appunto era pessimo. Ho sistemato quello, ho rimontato tutto, è venuto fuori un altro problema. Una volta rimontato lo zip, come lo vedete adesso, la pompa del freno davanti era danneggiata. Quindi cosa ho dovuto fare? Ho dovuto rismontare tutto l'impianto, ho dovuto pulire, ho pulito la pinza, ho pulito il disco, ho tolto tutto quanto l'olio e ho cambiato la pompa del freno anteriore. Infatti adesso ci sono le pasticche un po' finite, quindi è un po' troppa corsa. Però ci sono un po' le pasticche un po' giù e provvederemo a sostituirle una volta che poi riverniceremo anche le carene. E quindi anche la pompa del freno anteriore mi ha dato problemi, quindi rismonta tutto il cruscotto, rifai lo spurgo, fai passare il tubo nuovo, tutto un sacco di stronzate. E quindi abbiamo dovuto fare
un po' di lavori. Per quanto riguarda invece il posteriore, fortunatamente a livello di blocco motore non abbiamo mai avuto problemi. L'unica cosa è che adesso è un po' grasso, però non lo sto a smagrire perché a giorni montiamo il 19 invece del 21, quindi ottimizziamo anche i consumi. E poi vabbè, abbiamo tagliato il portatarga perché quello originale fa schifo, ma penso di farne uno io artigianale. E nulla ragazzi, questo è lo Zip. Prossimamente faremo anche di farò un video on board dove andrò, ho fatto rotto, dove andrò a farci un giro, e perché ora è presto, sono le 7 di mattina e non posso mettermi a sgasare. Comunque sia, quello che posso fare è ve lo metto in moto, vi faccio sentire un po' così al minimo con qualche sgasata, giusto per farvi sentire il sound odioso di quella merda di Pro Replica con la lana originale, perché la Stage mette una lana ridicola e che dovrò cambiare perché la marmitta praticamente è stata comprata nuova da una mia amica che poi me l'ha venduta. E lei l'ha usata pochissimo, noi l'abbiamo usata pochissimo e è già finita la lana. Vabbè, ora ve lo metto in moto e vediamo un po' come va. Rigorosamente in pigiama, soprattutto in ciabatte ignoranti. Sentite il sound del portatarga che vibra, la merda. Comunque ragazzi, come vi dicevo, non so se ci vede dal video, ma fa parecchio fumo e in più sfiata anche in cima dove ci sono le tre viti del silenziatore. Sfiata anche da lì, sicuramente la guarnizione è andata a puttane, perché come vi ripeto, Stage a volte fa fatica a fare lavori fatti bene. Comunque fa abbastanza fumo perché mia sorella ha comprato un olio di merda invece di comprare quello che gli dico io, ovvero il Castrol Racing, ma anche quello normale, finché esce un DR va bene anche quello normale. A me piace molto Castrol e Motul, però ultimamente più Castrol perché rispetto a Motul fa molto meno fumo. A parità di carburazione e percentuale di miscela fa molto meno fumo. Poi io mi trovo bene, poi dopo ognuno usa quello che vuole. Comunque adesso vi faccio sentire qualche sgasata così da bello imbrattato e poi dopo vi saluto. Bene ragazzi, dunque, questo era lo Zip, spero che vi sia piaciuto, presto arriverà un video on board una volta che avrò sistemato gli ultimi particolari che mancano, quindi la marmitta e girare lo specchietto perché è montato al contrario. E il prossimo video ragazzi probabilmente sarà un video sulla minimoto, penso, oppure si tornerà con l'onboard dello Zip. Per chi mi chiede dell'RT, al momento i lavori sono fermi, che poi vi spiegherò in un video apposito. Comunque per il momento i lavori sono fermi, non stiamo facendo niente. Data di prima accensione si pensa luglio, da metà luglio in poi, più o meno. Comunque ragazzi, detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, un commento, a seguirmi su Instagram, trovate il mio Instagram in descrizione, a lasciare un commento con un vostro parere. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi perché YouTube ultimamente sta facendo un po' il furbetto e noi ci vediamo in un prossimo video.